sconsolate, più desolate, il Sara, questo immane Sara, dove non è più possibile l'identico a sé, non è più possibile stare in scena, è proprio perché è affidato alla situazione Macbeth. A un certo punto io ho scelto un'altra strada, vediamo un po', intoniamoci un pochino, bisogna eliminare la dialettica a teatro, perché questo porta fuori, porta nel pettegolezzo, porta nel teatro di costume, porta quindi nel migliore dei casi e migliore del peggio, sempre il pessimo, appunto, al cabaret, al cattivo cabaret. Eliminando questa dialettica c'è stata, diciamo, questa onnivora condensazione dei ruoli. Già nell'Otello, già nel Giulietta, c'erano i soffi, gli anticipi, i playback, le appropriazioni e le espropriazioni. Espropriare dal proprio corpo la propria voce. Quindi il mio discorso è sempre stato un discorso, anche quello sull'immagine, sempre sulla fonetta. Ecco, in scena bisogna fare tutti i vuoti, per scagionare ogni dialettica. Bisogna pareggiare, la scena è delirio, non ci può essere altro che il delirio. Niente deve essere attendibile, a me è seccante quando da un timbro, da un tono, un attore mi replica in un altro, e poi se mettiamo in scena 5-6 attori, 20 attori, peggio ancora, ecco, allora siamo un'orchestra mediocre di impiegati, di brave. Ha fatto la coppia legale, tutte queste cose, la storia d'amore addirittura, si è finiti quasi nel gotico, tutte queste belle sciocchezze, e questa preponderanza che abbiamo sciocca che ha preso Lady Macbeth, l'aristocrate giocava addirittura sopprimendo il ruolo di Macbeth, infatti andate alle affiche dell'aristocrate, Lady Macbeth era il titolo, lei recitava anche in inglese, negli ultimi anni Macbeth non c'era, era una serie di comparsi tra la vita. Gestire il nulla è più difficile che gestire qualcosa. Bene, io mi propongo, perché provo come attore solo nei ritagli di tempo, occupandomi di tutte le altre cose, poiché del mestiere d'attore, tornare con Macbeth a ricordare questo paesino, che l'unico attore sono io. Con Macbeth, io perché non ci sono, e solamente chi non c'è, che è la propria assenza, la propria mancanza. Un'idea.
La rovina della casa dell'Indra è uno stupendo racconto di Edgar Poe. Cos'è lì? Terrore e parodia del terrore, che viaggiano insieme. Questo c'è anche Shakespeare. C'è anche nella musica tutta ariosa, per quanto sia balzerinata, di Verdi, ma è l'unica opera Macbeth che non ha forme chiuse. Tutte le forme sono aperte. Insomma, c'è degli strani incontri e io anche Verdi lo utilizzo come un altro vuoto mentale, un'altra amnesia. C'è dei critici qui che si complimentano con degli attori italiani per la loro prodigiosa memoria, per esempio. Quindi è ora di dimenticare. Ricordare è una vergogna. Per chi ricorda, sta ricordando una cosa morta. Non è presente a se stesso. Se fosse presente a se stesso, sarebbe l'amnesia personificata. L'idea del Macbeth, base. Shirker Melou, mi disse una volta Salvador Dalì, all'Hotel Marista a Parigi, quando diceva che ero un grande artista, ma ancora non potevo essere un genio. Paschibu la sego, e suono c'è Carmelo, che c'è tu, un tu ancora della suffranza. Parla così. Ecco, aveva ragione, c'era della sofferenza, adesso mi sento tutto rovescio, comunque darò le stesse idee. Adesso ho finito di soffrire, nel senso che sono di là dalla sofferenza. Macbeth è il tramonto anche della solitudine, al di là di ogni solitudine. Perché solitudine e sofferenza fanno parte dell'io europeo. Questa è una bella. Qualcuno è addormentato, perché è tentato sempre di riaprire da non sperato questa bella. Vedete, comincia col bianco. Ecco. Una macchia, direbbe la signora Macbeth. Per essere accuratamente ha scritto in prosa e non in versi, c'è un motivo. Una macchia. Macchia scomplica, no? Aumenta. C'è piano piano questo, nell'agire patire, questo ecco, arrogarsi, questo è il culmine della macchia, il crimine. Il già credersi padroni di un atto. Sulla scena, come nella vita, è assurdo. E questo infierire sul reale, credendo di poter dominare anche il reale. Continuiamo quindi e vediamo dove questa identità, questo dominio del reale, questa turbolenza, questa riattanza dell'io va a finire. Vediamo la piaga e andiamo avanti. E io vedo che qui la cosa mi comincia a diventare sempre come all'inizio, cioè sempre di meno, vedete? Via. Svolgiamo, cerchiamo questa piaga. Ecco, io svolgo,
L'ho provata così quando mi è venuta l'idea. Svolgo, svolgo. Non c'è più macchina, più niente, niente, niente. Sul polso non c'è niente. Ferita era la benda e non la piaga. Non è un gioco di prestigio, è la fine dei giochi di prestigio. Dopodiché si può cominciare a recitare Macbeth. Mi spiego, questi sono due monologhi di questo spettacolo che va a viaggio all'insieme per puro caso. Mi spiego. In passato, durante la sera c'era una recensione, tutta una recensione anni 20, anni 18, tutta la tenda, tutte le tende, e per fare la gente, tutte cose molto, molto plateali, non caricature, ma fate loro la grande. Ma aspettare il partner, non è una cosa conflittuale, non c'è niente di conflittuale dentro. Pensate che piacere provare senza te, te, come a me serve provare moltissimo senza te. Sì, sì, ma quando io ci sono dovrei esserti d'inciampo, come quando tu ci sei, mi sei d'inciampo in effetti, capito? Dovrebbe essere reciproco questo esserti d'inciampo, d'inciampo d'attori mentali, non per il pubblico. Sì, sono due solitudini. La masturbazione se ti vedo finita. Sono due solitudini comunque. No, non so che state facendo voi. No, guarda, cara, bisogna cominciare a fare lo spettacolo. Cioè, se cazzo è. Qui è sonnambula, l'avevo visto, capito? Quindi devi trovare un modo di camminare, anche per fare le cose veloci, ma è questo. È questo, capito? È tutto così. Tutto così, tutto così. E questo, anche in accelerato, però nel lento è così. Questo, trovatelo. Tu, questo è questo, ti prendi la veste. Che hai fatto? Cioè, metti appena una mano. Oh, non c'è male. Anche una pressione, questo è mosso, è mosso. Ci sono dei vizi di fare un po', mi prendo lì, torna, tornando qui, senza farti male, con questi scudi, con la lotta nera, ti trovi, no, la terra accanto a me, fa così. E ti metti qua e mi strucchi. Semplice. Vai.
Subito quella lì. Subito. È il tempo morto, lo senti? No? Rompila in due la scena. Ma vedete se vuoi aprire. Vieni. Si alza. Come avesse un lampo lei. Mentre è sviene. Oh, di nuovo. Sì, no, Fenelli, vieni qua. Sì. E poi dopo non ce la posso ci sei. La prima, giri, scendi. Scusi, qua c'è un gradino, scappalo, scendi, ecco, mi ti ritrovi e cominciamo a toccare. Devi curare un attimo la cassetta? Sì, va bene, chi era qui? Non c'è cassetti, c'è... Non ne vede nessuno, è di spalle, dai. Non è il cinema, non è la gara macchina, vai. Io vorrei anche di bronciare il bronco vivo anche. Innestalo un po'. No, bronco vivo. No, c'è un altro registratore. No, il vento è il bronco vivo. Un altro registratore. Dove manda? Finisce il bussato. Sono tutte e tre piene. Se vuoi, anziché del vento, il vento finisce. Faccio il vento, faccio il vento. Sì. Entra lo player subito. Va bene. Per avere il tuo vento, via, sì. Onore, non c'è mente che possa concepirlo, lingua, a esprimerlo. Cos'è accaduto? Il caos ha compiuto il suo gran lavoro, sua maestà. Svegliatevi, svegliatevi. Suona le campane d'allarme, assassino. Tradimento. Dallo. Sì, la cosa fondamentale è che i getti rimangano degli anni 20, di quelli sempre in qualsiasi modo, quella da balletto, anche se molto... è frenesia. Sì, è frenesia, però è fatta da ballerini, però ora io cammino con il cena, ma non camminerò dopo cena, per tranquillo, camminerò nuovo. Qui non è frenesia, che dovremmo essere stile. Sì, no, anche dopo, questa segue la frenesia. Allora, bisogna tenere un comportamento, cioè, tutto un altro diverso, capito? E che sia costante, soprattutto. Thank you.
perdi te la quell'altra quando sei andata lì, va bene? Non è quello il fatto, che devi starmi nella, in un clima tutto magico. Fallo vero quello che vuoi fare, bambina, è felice, non c'è bisogno che si metta a ridere. Diciamolo vero, è vanitosa, è felice, si sveglia con tutta calma, esibiscile bene queste cose, non come si esibiscono al mercato, per te aspettiamoli, no? Capito? Sennò mi guasti tutto il clima che c'è, sono due, tre scene messe assieme. Ma allora la risata non sonora? No, niente, sono pre- tutto muto farei io, ridendo. Ma muto. Prova. Svegliatevi dal sonno, assieme alla morte, guardatela in faccia, la morte è legale. E questa tromba, la stecchiozza, rompe il sonno della casa. No, non siamo in piedi, tutto deve essere vero. Faccio la morte, no? Irreali. Sono surreali. Assassino. Veri, tempi veri. Proprio veri dal cinema, da vita. No, no, ci stiamo regolando noi. Ma infatti, finisce, io metto l'altro temporale e andiamo avanti. Scusami, vorrei chiarirti un'altra cosa. La frenesia ad una persona stanca. Da esaurimento nervoso, per cui dovresti brancolare contro gli armadi, capisci cosa voglio dire? Come le falene che vanno a sbattere, i pipistrelli. È un pipistrello che brancola. È sempre una frenesia. Se ci possa mai essere frenesia nel sonnambulismo, è quello. Cioè non devi mai perdere la vita sonnambula tu. Attenta che io adesso non ti metto la lampada, ma tu avrai sempre la lampada. No, non scherziamo, perché capito? Se, come la gestirai sta lampada? Calma con i gesti, vanno fatti tutti, al massimo se non ci sta come tempo, si toglie una veste. Sì, ma allora diciamo, la frenesia, diciamo che è uno stato interiore. Devi renderla, così. Intanto tu lasci andare questa, lasci il cadere da parte, ridi e basta, la frenesia la perdi, però la faccio, no? Mi spiego? Lo metti dall'altra spalla, quello della sonata. Ma questo qua è bene, ogni tanto prevale. Non puoi ridere se tu non hai questo. E comincia a ridere, e quindi quello che entra dopo questo è questo. Lo trovi qua dentro e dopo questo prendi la corona. Mm-hmm.
quando tu perdi, cioè la frenesia, devi fare sentire lo scatto prima di agire, che è la veste che ti fa muovere. Quando vai là e attraversi la scena, e io andrei dal fondo, non attraversare mai davanti, farei il giro. Vai all'armadio, trovi, apri, trovi dentro quella lì, quelle rose, bene. Prendi l'altra, via la frenesia, diventa, comincia a divertirsi. Ma divertirsi non della veste, quella non va esibita. Della veste è altra che andrà a cercare. È un umore. Sì, infatti c'è differenza tra queste e le altre, però io la esibivo perché pensavo bisognasse vedere che cambia umore più di veste. Non mi spiego. Sì, sì. Queste vesti di frenesia e cosa? Sono vesti non regali, sono vesti. Sono umori, capito? Sì, sì. No. Quando prendi le altre, non fare la cosa per noi, ma metti un buttare in burletta. È una scena di un'angoscia incredibile. Trista. A me mi diverte con la veste del divertimento del cesso. Sì, ma è sempre Lady Macbeth. E che poi non è Lady Macbeth. E poi è un'attrice che non è nemmeno attrice. Il teatro non si fa fare agli altri, deve essere classe. Vuol dire che ti diverte, ma quando una bambina si diverte a mettersi in cappellino allo specchio, non è che faccia i suoi salti. Si diverte anzi con una grande seriosità. Capisci? Il gioco dei bambini è serissimo, seriosissimo. Se ti può scappare un sorriso, va bene. Poi, nell'atteggiamento invece delle vesti che indosserai, ognuno ti dà un portamento diverso, questo sì. Quella esiste con quella veste, poi si copre forse, ma mi porta fuori. C'è un cenciaccio. Sì, sì, c'è una licenza che siano proprio appariscenti. Non... C'è un fazzoletto prima? Quello dei brividi, del pianto, del grano. Ecco, asciugamani, lo troverai. Sedendoti. Capito? Quella corona te la devi perdere. No, no. Corona dei capelli te la perderai. Sopra, sul letto ci sarà, c'è. Certo, non ci arrivi lì. Ah. Quando parte la musica, tu l'hai già persa. E ti siedi. Quindi qui ci arrivo col fazzoletto del piano. E sul letto. Toccando. Cambia umore. Hai lasciato la veste delle rose. Dopo tutto questo sorriso. E anche risate che puoi mescolarti. Quando avrai il collarino, giusto. Con lo svinta puoi fare quello che vuoi. A quel punto ti... Lasci la veste delle rose e tocchi questa... Quella verde io sempre, insomma, sarà sul letto. Ora tocco il lenzuolo, uguale. Portando la mano alla fronte, come a piangere, toglierai la corona. E vai giù. Quando vai giù, Gianni va. Quello l'hai già fatto a me. Eh no, ma io non capisco gli umori con te. Non ti cambiano gli umori. Mai. Passi dal gioco che stai vestendo lui al fazzoletto della desolazione e perdi la corona in quel momento scivolando dal letto, hai capito? Mentre lo addobbi. Ma tu puoi toccare, tocchi qualunque cosa con lo stesso umore. La corona la perdi proprio perché hai toccato il fazzoletto, hai capito? E vai per asciugarti le lacrime, te la togli, insomma. Devi ridere fin là. Sì, la scena è scherzosa. Qui puoi ridere anche forte. Lo far sentire. Hai già fatto quel lavoro a me, sì. E stai ridendo ancora, se no che... No, tocchi questo. Giù, vieni giù, No, vedi devi stare avanti? Devi stare più avanti. Devi stare seduto accanto a me. Ma non so dove senti. Lì, dove manco? Sono steso, ti ricordi? Allunga le gambe. Non ha capito. Sì. Non ti devi sedere di lato. Davanti? Davanti.
E quando andrai? E io sono lì. Veste quella base, no, Lili, devi avere l'altra veste. Non te ne salutare. Guarda, pensa alle vesti, concentrati, allora, dai. Scusa, ci arrivo qui. Hai già abbigliato me. Siediti. Che questo è Giorgio. E stai ridendo? No, non puoi piangere. È la disperazione. Io non vedo. È del pianto. Sì, ma è perché prende un fazzoletto, invece tu piangevi prima di averlo preso. Premeditata la cosa. Le vesti non vanno bene, Susanna, se l'unica cosa che non va bene, proprio che non si metterà mai a punto. Sempre casuale, capito? Giù. Quello l'hai lasciato andare, no? Vogliamo detto. Siamo a posto. A quel punto tocchi quella veste casualmente, l'altra. Ecco. Subito. No. Guarda, che l'autorità ce l'ha quell'altra veste, quella lì, brava. Se tu te la metti davanti, un attimo, con una mano, con l'altra mano, ti togli quello. Noi facciamo tutto da zero, solo sto passaggio, via. Ora basta. No. E la butto subito. No. Non so cosa fai dopo. Devi toglierti quella che è sotto. Con questa? Impallandoti con quella davanti. Largo, ti devi coprire. E ti alzi. Sì. Come una molla, tac. Fammi coordinare, aspetta. Una volta in piedi dici, ora basta. In piedi l'ora basta, non seduto e poi mi alzo. Niente. Cosa ha detto? Non la parlavo io, per tutto. La dici una volta in piedi. Dai, siamo indietro. Ora basta! Gentile signor mio, via quelle rughe dalla fronte. State allegro. No, aspetta, cosa succede? Non già 3.000 altre vesti. Fate vedere. No, il ecco. Basta leggere. No, non è quello il mio. Perché ora basta. Ma lei ora ha un sacco di umori. Sì. Va bene, solamente che non può fare nuda, perché il nudo non da gesto, abbiamo detto. Sì. Ecco, quindi lei deve recuperare anche la veste del delirio. Quella deve infilare una manica, la veste del delirio. Non la posso, scusa, non tirare dopo quando sono questa. Mi gestisco quest'umore qui e me la infilo. Ora basta. Gentile signor mio. No. Via. Via, con le rughe sulla fronte. Via. Via, con le rughe sulla fronte. Però al tavolo. Sì. E qui la butta, no? Sì. La butta qui. Se ti avvolgi, ti avvolgi è finita, dopo non abbiamo spazio. Adesso butta la posta io. Ah. È incazzata. Via. Guarda rughe sulla fronte. Ehi. Sì, ho. No, ma non puoi provare, proveremo insieme dopo, no? Da qui? Sì, fai il meccanico, vai là, per vedere, stiamo facendo la trama di quello che viene. Via. No, ho detto buttala. L'ho buttata. Vabbè, se no, è un gesto morbido che fa, è incazzata nera, perché ora comincerà a tirare a bersagliarlo ad oggetti. Via. Sai, è tutta una nuvoletta, non viene il lancio bene, secco. Se la pallottola tutta, sì che viene. Dillo con la battuta. Via. Via, con le rughe sulla fronte. Ecco, se nel dire via, ti incazzi. Mm.
Scusa, mi servirebbe sapere a che punto della battuta butto via. Madonna mia, ma tu non so io nemmeno niente di quello che devo fare io, lei vuole sapere fino a che punto esatto. Via, quando lui sulla fonte. È da copione questo, eh? Via. Buttala via quella lì, l'abbiamo buttata già via. Via quelle rughe sulla fonte. Dai, ma stavo a fare l'inventario qui ancora. Tu stai provando sempre quel gestino lì. Facciamo l'inventario, quello che serve ora. Cioè, me lo fai fare. Il tavolo è pieno di roba che non serve a niente, invece ci deve essere un'altra roba sul tavolo. Ci deve essere una cosa della Puglia che ti scaglia addosso, dell'ira. È una del riso. Quelle del riso sono bianchi. Questo? Bene, quella è quella del riso. No. E lo puoi dire così, state allegro con gli ospiti stasera. Vai con quello. State allegro con gli ospiti stasera. Sì, del riso non è. Riso in battuta. Sì. Sono umori, Susanna, quando ci siamo in casa. Carmelo, quando ti dici. Allora, per l'umore, io ti chiedo a che punto riscatta il tumore, tu mi dici. Quando tocchi stop, quello sto lì. A fare l'inventario. Quando tocchi quello lì. Ma io poi dopo vedo che non ci siamo intesi, siamo a zero. Senti, possiamo riprendere da quando. No! Ho capito un cazzo! Io scena qui! Vabbè, vada a Tintonio, non ho capito. Stiamo parlando di cose tutte diverse. Non ci stiamo capendo, capisci? È quello che ti dico io, per questo dico riprendiamo. Non mi serve! Vabbè, allora servirebbe a me, ma non fa niente. Già il nero? Sì. E poi il nero è quello del bianco. E quindi non ti serve. Vedi? Sì, ce l'ho in mano già, dai, c'ho questo nero, oh. Dai, ah, più bello. Vai, lascia andare. Vediamo, veramente, piena di scopo. Lo sai che il banco e il suo friends sono vivi. Ma non hanno un contratto a vita eterna. Questo è quello dello stupore di lei. Lo lasci, questo giro, dai. A questo punto ce lo stacco. Mio. Lo riepiloghiamo al volo, ti prego. Dai, se non sì, puoi incazzare. Sì, ma ha fatto tutto dall'inizio, dall'inizio dell'atto. Sì, sì, no, un attimo proprio meccanicamente questo. Allora. Allora, riepiloghiamo. Ti prego. Sì, allora, all'inizio di questa con la rete imperiale. Senta, ma lei non esce. Basta, non prego, basta. No, scusa. Ora basta. Basta. Ti prego. Via quello che sulla fronte. Già la tavolina. No, sei già arrivata. Basta. Sto dentro questa. Via quello che sulla fronte. Te. Piano, per bene, impara a gestirla bene queste cose. Sì, adesso io voglio la cronologia. Sì, ma intanto stavi tenendo una mano poggiata su questo e non puoi farlo. Adesso siamo fuori. C'è sempre una sospensione delle mani, sempre un non toccare, una sangue, no? Questa qua è tua? Sì. Dai. Questa qui ti serve prima, no? Questa per questa prima. Questa ce l'ho io. Sì. E poi serve questa fucsia. Poi. Vai. State allegro con gli ospiti. Stasera. No, cara. L'ho lasciata. Ho capito, lascia. Scusa, guarda. C'è la veste rosa, no? State allegro con gli ospiti stasera. Dai.
fammi ridere, questa è una risata convenuta. Prima di sposare. Muore da ridere, sì. Per favore scusate. Attenzione. Non si può appoggiare. Lo vedi? A questo punto. Scatta, peraltro. Scatta la natura. Ma come la prende? Siamo arrivati qua. Dobbiamo mettere scena poi. Dico, come ci vai a fare? Se non abbiamo messo scena. Come ci vai a fare la veste? Perché ci dobbiamo andare con la veste a mettere l'armatura? No, meno male. No. Non ci vado nulla, ma nulla sarà qui, vuol dire. Adesso è qua in terra. Vai avanti, Mio dolcissimo amore, vai a casa questa. Sono due monologhi, capisci? Sì. Perciò non ti voglio far uscire di parte, continua a masturbarti. E dai le tue risposte, che sono a te, non sono a me. Quando ripartirà? Quando ripartirà? Sì. Quando ripartirà? Quando ripartirà? Domani adesso. Questo marito potrà mai il suo sole. Di anche le mie dibattute. Spessissimo, dovrai dire anche le mie. Come io le tue. Quando ripartirà domani? Se muore Duncan questa sera, quando ripartirà? Domani è detto. Domani è detto. Domani è detto. Per soffiate però quelle mie, Domani è detto. Domani in fretta, come si soffia, come si suggerisce. Ci si muore Duncan questa sera. No, in fretta quando prendi le mie battute. Questa è tua. Sì. Basta, via dolce. Vai, devi dirla tutta. No, basta che le accenni le mie, capito? E le accennate? No, l'avete tutta. Mio dolcissimo. Mio dolcissimo. Mio dolcissimo. Basta. Chiudi per aprire l'armadio, devi chiudere, apro l'armadio, poi deve stare aperto, perché lo prendo, cioè i suoni più che altro, per te sono suoni, non sono movimenti, io metto gli armi, metto il corpetto, va bene, poi prendo la pelliccia e metto la pelliccia, su, quando prendo la pelliccia, no, lo passi un pochino, quando l'hai indossata la pelliccia, è stato per richiudere, tu spegni. Sì, ma è grave. Cioè, non riusciamo a fare la pulita una volta? Allora vuol dire che se ci riesce sarà per caso a fare la pulita. È questione di metterti d'accordo, ognuno, cioè, fai quello che vuoi, ma dammi la pulita.
Inoltre i suoni non guizzano, cioè abbiamo degli stacchi noi. La primissima, Campolungo, eccetera. La parte di Lavalier, tornando pure, vabbè. Cercherò di fare la cosa più io, ma il mio suite che sulle battute non era presente, come avevo detto. Cioè, che succede adesso? Che viene da un altro mondo. E deve essere presente. Non può andare in latte, io dico che succede adesso. Questa è la battuta. La protezione del portiere. Il lavaliere, un microfono diciamo di comodo per fare quello che ho fatto adesso, no? Sì. Ecco, quello l'avrò fatto con il lavaliere, supponiamo, no? Ora basta, non posso usare quello. Mi spiego? Sì, sì, ma io sto pensando per mettere un microfono in mezzo e dopo ti darà un fastidio. No, ma insomma, io ho comprato i splinter per quello. Ah, allora lo splinter. Noi siamo in concerto, se no va via di dare il concerto qui. Il microfono dovremmo mettere, te l'ho detto, anche quelli che non useremo, sarà una serva di aste messe dappertutto. Anche quelli finti. Non vorrei che si lusingassero che si è fatto di tutto per nascondere il microfono. No, usiamo gli sprinter che i portarini perché sono i più efficaci. E basta. Va chiarito al pubblico, quindi i microfoni altri dappertutto, un campo di battaglia, non dobbiamo fare uno studio fonico. Ma che cade di questa tromba? No. Ma che cade tutto il globo? E questa tromba? Di questa tromba? Fastidiosa. Fastidiosa. Rompe. Fastidiosa. 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 Rompe. Il sogno. Questa tromba. Ma è schiosa. Perché? Perché? Come? Perché vai giù? Ma che cade? E questa tromba. Ah sì. Ma che cade? E questa tromba. Una voce dritta. E questa tromba. Questa tromba. E questa tromba. E questa tromba. E questa notizia, E questa tromba. Non ho rompe la luce. E questa tromba. E questa tromba. E questa tromba. Fastidiosa. No. Stacca, sto qui. Fastidiosa. Fastidiosa. Rompe. 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 Questa è la presentazione. Ah, questa è. Il sonno della casa. Il sonno della casa. No, il sonno. Il sonno. Il sonno. Il sonno. Il sonno. Rompe, no? Rompe. E poi, questa tromba. E poi, un attimo, guarda un attimo.
il sonno della casa. E questa tromba? No. Ma che accade? E via. E questa tromba? E questa tromba? Rompe. Fastidioso, dammelo pulito. Fastidiosa. Fastidiosa. Rompe. 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 Non rompe. E questa tromba? No, è da immobile mia. Sacami il tuo guancio musicalmente. Non fai la prosa. Sennò andiamo a puttane. Fastidiosa. Fastidiosa. Rompe. No. Rompe. 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 Il sonno della casa. No. Rompe. Il sonno. Rompe. Rompe. Su. Rompe. Il sonno della casa. No. E questa tromba? Rompe il sonno. Il sonno della casa. Della casa. Della casa. Della casa. Della casa. Della casa. No, ecco. Della casa. Però sei chiaro. Della casa. Sia tutto antifrastico, capito? Il fraseggio è il nemico della frase, numero uno, grazie a Dio. Fraseggiare non vuol dire sviluppare concetti. Ma è l'esatto contrario, perché vuol dire deconcettualizzare la frase attribuendole una musicalità e una ritmica tutta diversa, un ritmo. Questo è il fraseggio, no? Non può essere la frase, il concetto, è la deconcettualizzazione. Questo è anche il solfeggio, questo è tutto. Non è che uno parlando solfeggia nella vita. No. Siccome sciaguratamente sulle scene si recita come nella vita, ecco, ecco le conseguenze. Orrore, orrore, orrore. Non c'è mente che possa concepirlo, lingua a esprimerlo. Cos'è accaduto? Il caos ha compiuto il suo capolavoro. Suo. Maestà. Svegliatevi, svegliatevi. Suonate il campano d'allarme. Assassinio. Banco, non dai un manco. Svegliatevi, scuotetevi dal sonno che simula la morte. E guardatela in faccia, la morte. Subito a seguire. Spero che tu abbia capito una faccenda che già...
quanto intanto non bisogna rompere, ma il fatto di non rompere a me, da Sunjana, vuol dire anche che se tu rompevi a me, rompevi anche la tua parte. Questo è il discorso. Sfasciati completamente. Andare a buttarla via, cane. Poi se c'è un'assenza, perché questa è anche la voglia cinese, secondo loro, secondo certo, questo è certo, non quello che fanno loro. Quindi è proprio lei, è proprio già, lo dice anche fino al sonno, da qui. È Santissimo. Comunque è fatta così. In un modo o nell'altro. Porta sta febbre, tutto pubblicitante, da prima che cominci lo spettacolo. Non fai questi gesti convulsi. Le vesti le usi ancora molto male. Cioè qua c'è 4 stracci che usi, qui non c'è niente. I tovaglioli non li vedo nei licenci, non me ne accorgo. Anche se tu li prendi così. Capito? E vedi. È tutto quanto continua in questo non feeling da non perdere mai. È sfiorito il tuo amore per me. È sfiorito il tuo amore per me. Per me. Rifacciamolo, dai. Quella bianca è diventata va lavata assolutamente prima di partire, perché è un cencio. Quanto sui toni, sui destini toni, talmente dentro, perciò usiamo questi mezzi poderosi, non devi fare la parte mia, quindi non è possibile, non metti armature, cosa, che ti consentono di essere in primissimo piano ugualmente. Questo è il discorso, è lo stacco delle vesti di ogni cosa, la pulizia proprio, no? Con la quale si può arrivare anche a divertirsi, ma tu devi costruire troppe robe, ancora. Non deve sentirsi. No, lui te lo chiude. Non dire la battuta. Poi tutto un bacio. Ok. Vai, poi per me e glielo richiudi. Tanto non tocca a lei. A caso tocca dopo. No, poi ti spaventa mostrare. Aspetterà un attimo che tu possa riaprirlo, no? Sì. Che vada via quell'abito. Appena andato via l'abito io sono fuori di nuovo. Ora, il ti spaventa, ti cade quel rosa. Fallo cadere, perché te lo ritolga lui. Faglielo a te però, dai. Però, dai, ti proviamo, scusa Gianni. E ti imparare a chiudere ormai le vesti. Sì, Vanessa. Senti, me la fai vedere quella veste nera, quell'altra? Però quella veste, dove l'hai sbattuta? Qua. Quella. Non c'è la veste? Quella rosa, sì.
Cerca di portarlo davanti e non di dietro. È durissimo, sai, perché ha l'ascella talmente larga che c'è... No, il polso, davanti, davanti alla fregna. Oh, lo vedi che non provi nuda, non provi. Via, nudo, via. Cominciamo da capo, nudo. Ma non è possibile, perché nuda non staresti col culo dove sei messa così. Sei sicuro? Quindi io devo seguire un metodo. Sì, e comunque... Sono nato in teatro, nessuno può insegnarmi nulla. Si faccia come dico. Non è possibile, perché sono convinto che cambia il mondo. Oh, scusa. Guarda, io non voglio fare della vita. Chiariamolo. Non cessa un attimo di masturbarsi, capito? Quindi anche mentalmente, gli attraversamenti da un letto a un tavolo, a una sedia, sono sempre in quel clima, capito? Cambiano poi gli umori, va bene, ma sempre in quel clima. Non c'è dei vuoti. Per avere il vuoto bisogna avere il nudo integrale. O io quando sono bianco, integrale, cioè, mi spiego. Non so se avendo l'idea. Sì. Non si smette mai. Tutto un continuo. Ti ho detto, devi concentrarti fino alla fine dello spettacolo. Non avere mai tregua. Dobbiamo arrivare a uno scenario tale che devono farci fare sipario. Questa è porca. Ci vuole più, di più cose. Diventi di più e basta. Ma se ho paura che si rivelli tutto quanto. Così che rivelli, così non è niente. Come si rivelli? C'è la divertenza. Ma voglio capire come si rivelli, così è livellato tutto quanto. Se a prescindere dalla destra, da tutto, è una masturbazione dall'inizio alla fine. Su, qui. Là ci sarà, tu ti spogli e mi rimani col culo di fuori. Porto un passo avanti, siccome io vado, tu lo sai, a sagomatori, sei nel buio assoluto. Prendi questa cazzo d'abiti e poi barcollando trovi il letto. Sotanata, e ti rivolti. L'altra veste se la tiene come i toreri, così, come una mantiglia, come una Veronica, capito? Così, a mano. La una è in fila e l'altra la tiene così. Se no lasciala se vedi che perdi tempo. E lì ti butti, così, passo, sul bordo del letto. Poi rigirandoti così, ti assesti sul letto e continui, capito? Lui ti riapre il microfono e vai. Coprilo, ti lascia la cadere un po' giù quella cosa. Oh, così. Lo vogliamo fissare, è retto dalla cella, va bene? Voglio una Polaroid. È retto, qui, questa è memorizzata, e ti dilla il capezzolo, va bene? Quell'altro, non quello dove è il collarino. Boom. Ehi! Poi si alza e si specchia, e quindi puoi dondolare appena appena ma lievemente. E ridere poi da bambina se vuoi. Lo vorrei giovanissimo questo adolescente. Quindicenne, dovrei dimostrare 15 anni in scena. Io sto provando uno spettacolo già pronto mentalmente. Adesso o tu esegui o poi non c'è scampo. Ci sono io. Cioè non sto provando io. Per te. Più giù quella veste, più giù. Fate già così. Così. La mano è la destra. L'altra mano, aprila. Buttala giù magari, buttala giù. Oh. Eh sì, molto erotica. Vai, dai. Ma con i bambini. E addio. Mettila questa là. Mettila. Qua. Qual è la infine? Questa è qua. Qua c'è la buca, no? Addio. Addio. Senti stanno attenzione.
non puoi uscire di parte, visto che hai già una veste del delirio in mano. A maggior ragione. Mentre questa già. E qui le lussurie aumentano, quella lì. Aumenta, e come? Dai! Non si vede che abbiamo vegliato! Non sono uguali! Per pensieri, uguali. Sì, sì, è chiaro, è un acne, capito? E qui c'è una sorpresa. Piano piano lei smette di masturbarsi perché sta venendo questo gioco della venda. Capito? Non è una che ha avuto il suo orgasmo, no? O anche interruptus, cioè peggio. C'è uno scatto mezzo di ira che poi rifrena per la sorpresa di vedere che sta facendo questo. E ti disponi, cioè, al gioco della venda. Andiamo con la venda si apre, si apre. Si apre, si apre la venda, si apre. È aperto. Niente. Fai una scena porca. Ecco, comincia con la bella porca proprio. In modo che sia presente il preludio, quell'altro, viene dopo. Che viene tra un po'. Anche la malattia, sono deliri, le febbre, sono cose, no? Erotiche. Vieni tu, non ti oscura, ad amandarti in portafoglio. Vieni tu, notte. No. Vieni tu, notte oscura. No, no. E vuole inventarsi? No, non no, no, me lo voglio. Notte oscura. Vieni tu, no! Concentrando lo spettatore, sì. Invece se tu ti masturbassi veramente o toccassi capezzoli o facessi altro, ma senza che nessuno se ne accorga, rimani fissa. Poi sono interventi fonici che sono un altro spettacolo. Condizionato dalle vesti, figurati un po'. Se l'attore si immedesima e vuole rendere plausibile un passaggio dal pianto al riso, è la via più sbagliata. Bisogna vedere, è una teoria contro l'immedesimazione, contro il teatro, l'immedesimazione, di rappresentazione. Per cui deve essere inattendibile. Sono dei corpi, infatti sono chiamati corpi da solo. Sarebbero buoni e quindi se non avessero questa roba. Ecco. Quindi bisogna proprio uscire di parte. Non avete un altro, uscite di parte. E poi cercando, alla fine poi cominciano a conoscere, le cercano. Ecco arriva poi la crisi dove le vesti non rispondono assolutamente più. E quindi la stanchezza, quindi l'impossibilità di andare avanti di quella scena che dovrà diventare una scena master, madre. E quindi tutti i vuoti di scena.
E dopo la scena madre di quel vuoto, che vedremo come risolvere perché la vedono i guai, la cosa deve andarcela a fare in quinta, insomma. Qui molta roba l'ha fatta in quinta. C'è il peso, conta solamente che questa se ne va, poi riesce pazza, e questo qui va a furia di incollarsi i tavoli, i comodini, le cose, schiantando, cercando il pattinaggio della vita. Thank you.